Ognuno di voi, invece voi giovani, è in grado di cambiare la società se lo vuole. Io ho conosciuto un uomo che non era fisicamente molto alto, ma che ha cambiato il nostro mondo più di qualsiasi altro. Si chiamava Victor Friedman. Ha avuto l'onore di... l'onore di essere studente e suo amico per 40 anni. È un uomo straordinario. Le sue idee considerate eretiche, rivoluzionarie o sbagliate quando vennero presentate, oggi sono diventate in molte circostanze come le ho vietate. È la prima volta che partecipo a un dibattito, ma consentitemi una marcona. Io c'ero, io ci sono sempre stato. Io ci sono sempre stato quando ho cominciato a scrivere per i giornali nel 1976 e molti di voi non erano ancora nati. Io c'ero domenica 23 dicembre 1986, quando un sedentario e tranquillo professore dell'università accettò di partecipare a una marcia. La sola idea della marcia mi spaventava. Marciare significa camminare. Andai a Torino e mi fecero vedere il teatro in cui sarebbe svolta la manifestazione e dissi: questo è eccessivamente ambizioso, doveva cominciare alle 10, arrivai alle 9:30, quasi non riuscì nemmeno ad entrare. Non solo il teatro era pieno, ma c'erano 35.000 persone, mandate lì non da un partito politico, non da un sindacato, tutti i partiti politici erano contrari, tutti i sindacati erano contrari, i comunisti avevano provato a organizzare il sabato una manifestazione per svuotare il significato la nostra e raccolsero poche centinaia di imbecilli. Il partito a cui appartenevo, ero in una minoranza costituita da una sola persona, il Partito Liberale Italiano, in direzione nazionale discusse se dare l'adesione alla marcia, e qualcuno suggerì che era meglio dare l'attenzione alla marcia. Bene, andammo, parlammo, sul palco c'erano Sergio Ricossa, Gianni Marongi, Sergio Gatti che era l'organizzatore e il sottoscritto. Parlammo e capii che gli applausi di 35.000 persone sono una droga che crea dipendenza. Uno dice un'assoluta ovvietà e sente questo boato di applauso, ritiene essere improvvisamente diventato un genio. Venimmo coperti di insulti. Questa marcia, fra l'altro, consisteva in una piccola passeggiata e io, che ero appena arrivato con l'aereo, avevo la valigia, ma non avevo una camera d'albergo, feci la marcia con la valigia. Quindi vedete le fotografie con lo striscione iniziale, ci sono io con la mia valigia che cammina in marcia. Non sono un grande lanciatore, non vincerò mai una medaglia. Ci coprirono di insulti. Il presidente dell'epoca dichiarò alla televisione: non mi parlate di questi della marcia, sono tutti evasori. Sergio Ricossa aveva già ricordato a quelli che avevano questa tendenza che non si è mai visto uno sciopero dei vegetariani perché è aumentato il prezzo della carne. La gente si lamenta delle tasse quando paga. A quest'epoca, per uno strano caso del destino, io scrivevo su un giornale molto prestigioso, di proprietà di una prestigiosissima famiglia, e feci un articolo che venne pubblicato di spalla, in cui disse: l'affermazione del Presidente del Consiglio mi ricorda la generalizzazione di un amico mio che mi disse: non parlarmi del PSI, i socialisti sono tutti là. Non scrissi più per quel giornale. Non mi chiesero mai più un pezzo, e ora poi emigrai verso altri. Io ci sono sempre stato. Ma perché sono contrario alle tasse? Io non sono contrario alle tasse perché le tasse troppo alte strangolano l'economia. Io non sono contrario alle tasse perché il nostro sistema fiscale, come ora dirò, è indipendibile. Io sono contrario alle tasse perché sono la manifestazione più precisa e più esatta dell'invadenza della politica nelle nostre vite.
succede che mio omonimo nonno, che fu sindaco di Messina e fondò l'ANCI convocando tutti i sindaci d'Italia che sono lo città operaia nel 1902, aveva esattamente le stesse mie idee, ma era repubblicano e allora era a sinistra. Bene, nel 1900 la spesa pubblica assorbiva il 10% del reddito nazionale. Mio padre era liberale e tutti dissero si è spostato a destra rispetto al suo padre. Bene, negli anni 50 la spesa pubblica assorbiva il 30% del reddito nazionale. Io sono considerato liberista, la spesa pubblica oggi assorbe il 50% del reddito nazionale. Mia figlia prima di sposarsi era anarcocapitalista e io sono certo che il mio nipote sarà assolutamente anarcocapitalista. Prima di finire, come il titolo dell'ultimo capitolo del libro The State des Assets, nella piantagione, quando tutti saremo di proprietà dello Stato, quanto dobbiamo aspettare? Ognuno di noi, ognuno di voi può fare tanto, può cambiare. Nel programma di Forza Italia del 1994 che ho scritto io, c'era fra le altre una proposta di mettere un emendamento costituzionale che limitasse il prelievo fiscale a una certa percentuale del reddito nazionale che imponesse il pareggio del bilancio. Questo è quello che avevano proposto negli Stati Uniti d'America col Balanced Budget Tax Amendment. Sarebbe così stata automaticamente limitata anche la spesa pubblica, perché se uno gli impone un tetto alla fiscalità e non può indebitarsi, lo Stato non può spendere quanto spende per la fiscalità in prelievo. Noi abbiamo un sistema che è indifendibile sul piano della spesa e sul piano delle entrate. Continuiamo ad avere ogni anno manovre correttive, a volte più di una l'anno. Le manovre hanno senso quando, per una ragione non prevista, un sistema sano devia da quella che è la strada retta. Si fa la manovra correttiva, il sistema torna in carreggiata e va avanti. Ma allora dovremmo avere una manovra correttiva una volta ogni tanto, perché tutti gli anni? Noi non abbiamo bisogno di manovre, noi abbiamo bisogno di riforme. Gli elettori non hanno mandato il centro-destra al governo per tre cose. Avrebbero detto quegli altri che fanno fregare. Hanno mandato noi al governo perché volevano che cambiassimo. Come spendiamo il 50% del reddito nazionale? Come lo spendiamo? Come fa lo Stato a spenderlo? Io non ho nessuna simpatia per i dittatori, li odio tutti. Però voglio ricordarvi che Mussolini aveva un bilancio che in rapporto al reddito nazionale era circa la metà dell'attuale e ne hanno realizzato opere pubbliche dal 22 al 38 che l'Italia non aveva mai visto prima e non ha mai visto dopo. Come è indifendibile un sistema nel quale non si trovano i soldi per quelli che sono i compiti che giustificano l'esistenza dello Stato. La politica estera e la politica di difesa rappresentano meno dell'1% del PIL. Noi manteniamo in piedi le circoscrizioni, che ora si chiamano municipi, i comuni, le province, le regioni, le comunità montane, i parchi nazionali, le autorità indipendenti, lo Stato e l'Unione Europea. Sono troppi livelli di governo. Non si possono avere le province e le regioni, o si hanno le une o le altre, meglio sarebbe nessuna delle due. Povero Luigi Einaudi venne vilipeso e deriso dalla sinistra perché quando si propose l'ordinamento regionale calcolò che le regioni sarebbero costate 1.000 miliardi di lire l'anno. Gli dissero ma il presidente Einaudi non ha fatto bene i conti, perché noi le province le aboliremo. Non solo non le hanno abolite, continuano ad aumentare. Noi abbiamo più di 8.000 comuni. Io faccio le vacanze nell'isola d'Elba, che d'inverno fa 35.000 abitanti, e ha 8 comuni, 8 sindaci, 8 giunte comunali, 8 assemblee comunali, 8 segretari regionali e comunali. Per 35.000 abitanti basterebbe una delegazione del comune di Livorno.
uno ogni 57.000 italiani. E risparmieremo un sacco di soldi. Noi non dovremmo avere nelle province e nelle regioni, ma almeno nelle une o nelle altre. Noi abbiamo regioni che non sono enti locali. Noi qui siamo in Lombardia. Con 9 milioni e mezzo di abitanti, la Lombardia non è un ente locale. La Svizzera ha 7 milioni di abitanti e ha 26 cantoni autonomi. La Lombardia non è un ente locale. Ci dovrebbero essere almeno 6 regioni o 6 province. La Sicilia, con i suoi 5 milioni di abitanti, se la dividete a metà, ognuna delle due metà ha più abitanti di 28 stati sovrani. Noi vogliamo mantenere tutto intatto e fare il federalismo. Ma siamo pazzi. Il sistema fiscale. Noi abbiamo delle aliquote crudelmente punitive per chi le paga. Voi state vedendo uno che si presenta davanti a voi per dire di ridurre le tasse, che viene considerato come appartenente al 2% più ricco dei contribuenti italiani. Io non ho yacht, non ho vite, non ho niente. Vivo nello stesso appartamento in cui vivevo nel 1994. Prendo in affitto lo stesso appartamento che prendevo in affitto nel 94 per le mie vacanze. Ho una barca, è vero, di 9 metri aperta. Possibile che sia più ricco di quelli che hanno gli yacht, le ville e così via. Sapete quanto fruttano tutte le imposte dirette, il 19% del reddito nazionale. Se ignoriamo l'effetto di stimolo alla produzione, un'aliquota del 20% sola e la chiusura di tutte le scappatoie renderebbero molto di più dell'attuale sistema di aliquota. Nel programma del 94 io volevo l'aliquota unica. Berlusconi mi disse, ma sai, forse verrebbe considerato eccessivamente radicale. Facciamone 3, 0 e poi altre. La proponemmo. Sarebbe andata enormemente meglio. Purtroppo non passò. Noi dobbiamo chiudere le scappatoie fiscali, perché il problema in Italia non è l'evasione. Gli evasori sono pochi temerari che corrono il rischio di essere scoperto. No, il vero problema è l'elusione, che sono metodi assolutamente legali di non pagare le tasse. È possibile che i multimiliardari con gli yacht pagano meno di me di tasse? È possibile che un ricchissimo tributarista, di cui non dirò il nome, l'anno scorso abbia dichiarato 39.000 euro di reddito, meno il suo stipendio di ministro, meno il suo stipendio di Io sono il ricchissimo, 2%. Noi abbiamo un sistema sanitario nazionale che consente a me di non pagare le medicine, evidentemente gravando le imposte quel 98% meno ricco, meno fortunato di me. Perché non mi fanno pagare le medicine? Perché i deputati e i senatori, se il Servizio Sanitario Nazionale è la quinta meraviglia del mondo, non la usano? E perché hanno un sistema di assicurazioni private? E se le assicurazioni private sono buone, perché non gliele fanno, le danno agli altri, e gli altri hanno il servizio sanitario? Se dividete la spesa sanitaria totale, includendo la spesa delle regioni, dei comuni, delle province per la spesa sanitaria, per la metà della popolazione potreste dare a ognuno di poveri, 50%, un'assicurazione sanitaria onnicomprensiva che li coprirebbe dai rischi, da tutti i rischi, in base a regole prestabilite. Questo non c'è, non si fa, e ogni giorno abbiamo episodi di mala sanità. Quelle sono persone ammazzate dallo statalismo. Morto di Guglielmo Sorancio, il taciturno era, non è necessario sperare per intraprendere, né riuscire per perseverare. Questo deve essere il nostro. Voi dovete testardamente, caparbiamente insistere, sapendo di avere ragione. Se continuerete a non mollare, prima o poi, anche senza il numero, i politici, sentendo il calore, vedranno la luce. Grazie.